I tre giorni di buio 2 di Monique Mathieu, traduzione Marina. Domanda: cosa succede ai tre giorni di oscurità che dovrebbero precedere il passaggio nella quarta dimensione? A che punto collochiamo questo passaggio nel contesto di una più che probabile evacuazione planetaria? Questa domanda è già stata posta diverse volte e anche noi abbiamo risposto diverse volte. Lo riproporremo, ma in modo diverso. Prima del grande ciclo di trasformazione, molti eventi visibili o invisibili, almeno per un certo tempo, accadranno su questo mondo. Siate sicuri che ci saranno segni che vi avvertiranno dei tre giorni di oscurità. Durante questo periodo, di cui non vi daremo la data, poiché non corrisponde al nostro tempo, dovrete prepararvi ogni giorno al cambiamento di dimensione. Abbiamo spesso detto al nostro canale che il cambiamento sarà brutale. Affinché possiate viverlo così come molti altri che si verificheranno, dovete prepararvi nella coscienza, aumentando il vostro tasso vibratorio. Per prepararvi a vivere questi tre giorni di buio, ci saranno dei segni nel cielo alcuni giorni prima. Non molti, ma sufficienti. Essi significheranno anche il passaggio dell'attuale coscienza umana ad una nuova coscienza. Indicherà anche che durante questo spostamento tutte le facoltà umane che erano sepolte sotto i veli vi saranno date e non saranno più del tutto umane, poiché non sarete più l'umano attuale. Durante questo cambiamento il velo si strapperà e la saggezza che è in ognuno di voi riemergerà. Le facoltà dello spirito non saranno date all'uomo fin quando non avrà acquisito un po' di saggezza. Se gli fossero date in questo momento, gli uomini che non sono sufficientemente saggi si distruggerebbero a vicenda. È molto, molto importante per voi, esseri umani di terza dimensione, controllare e persino dominare i vostri pensieri il più possibile. Il passaggio nella quarta dimensione sarà molto breve. Non diremo che siete nella quarta dimensione, ma che siete spesso lì per un lavoro molto specifico. Il vero passaggio dalla quarta alla quinta dimensione avverrà durante un periodo molto breve che non possiamo situare. Prima di vivere questo periodo, dovrete fare del lavoro su voi stessi. Se i vostri pensieri sono ancora troppo agitati, se sono troppo poco amichevoli verso tutto ciò che vi circonda, se avete pensieri di dualità, persino di animosità, e se nonostante questo passaste in un'altra dimensione, cosa che non sarebbe possibile, quelli che vi circondano li percepirebbero. Dovete quindi imparare ad essere saggi, a disciplinare i vostri pensieri come le vostre parole. Questa è una delle chiavi essenziali. Se non riuscite a dominare la vostra mente e i vostri pensieri, che sono creazioni, non dimenticate, questi pensieri che avete creato vi terranno prigionieri. Sarà come una matrice e avrete molta più difficoltà ad elevare la vostra frequenza vibratoria durante la grande transizione, durante lo scatto. Se aveste una qualche consapevolezza di ciò che vi aspetta domani in questo mondo di quinta dimensione, lavorereste molto più duramente di quanto fate, perché sarà veramente al di là di ciò che considerate essere il paradiso. Naturalmente, in questo momento siete in quello che noi consideriamo l'inferno, se le parole paradiso e inferno possono significare qualcosa per voi umani. Per noi non significano nulla. Vi chiediamo anche di proiettarvi il più possibile in questo mondo meraviglioso che vi aspetta, che abbiamo descritto molte volte. Questo mondo dove la fratellanza e l'amore tra gli esseri saranno reali. Non ci saranno più bugie, né potranno esserci, poiché la telepatia sarà uno dei mezzi di comunicazione tra gli esseri. Quando comunicate attraverso lo spirito, il discorso non sarà più offensivo o imbarazzante e non potrete emettere pensieri dispregiativi verso nessuno, nemmeno verso voi stessi.
Tornando ai 3 giorni di buio, non preoccupatevi troppo, perché dareste energia ad un evento che non è per il momento. Vorremmo anche dirvi questo, che ha pochissime possibilità di accadere, ma i miracoli esistono. Il passaggio alla quinta dimensione potrebbe essere fatto nella luce e nell'amore. Basterebbe solo qualche coscienza in più che si aprisse alla luce e all'amore universale per far pendere la bilancia da un altro lato. Tutto è possibile. Come vi abbiamo già detto, ci sono diversi scenari evolutivi. Ahimè, siete attualmente impegnati in uno scenario difficile. Ma siccome è sempre possibile, fino all'ultimo momento, cambiarlo, tutto è possibile, il peggio come il meglio. Non dipende da noi. Dipende da voi. Siamo qui per risvegliarvi, per aiutarvi, per guidarvi, per rispondere alle vostre domande, ma non possiamo agire su questo mondo. Voi siete gli unici attori. Non siamo esseri di materia come la concepite voi. Siamo presenti, almeno una parte di noi che comunica. L'abbiamo già detto, ed è una realtà. Siamo presenti tra di voi, ma non avete la possibilità di percepirci, perché la vostra frequenza vibratoria è nettamente inferiore alla nostra. Quando diciamo nettamente inferiore, siamo generosi con voi. Voce Marina.